Ciao, vediamo insieme come realizzare un poster per ristoranti come questi con Adobe Illustrator. Seguiamo tutto il processo di creazione, dai settaggi per la creazione del file, passando per la realizzazione del progetto, fino all'esportazione per la stampa. Tutti i passi al dettaglio. Partiamo! Una volta aperta l'interfaccia di Illustrator, clicchiamo su Nuovo File. A quel punto andiamo a selezionare il nostro formato. Possiamo anche personalizzarlo, magari se non è presente qui nella sezione stampa. Andiamo direttamente qui a destra, andiamo a scrivere il nostro titolo. Dopodiché diamo le dimensioni, chiaramente settando il formato, potrebbe essere millimetri o centimetri. Selezioniamo centimetri e potrebbe essere tranquillamente 150 cm di larghezza per 200 cm di altezza, quindi un 150x200. Automaticamente viene associato il formato verticale, una tavola da disegno e non diamo nessun margine al vivo. Selezioniamo il metodo di colore quadricromia e chiaramente una risoluzione 300 pixel per pollice, quindi alta. Andiamo a creare il nostro file vuoto. Una volta creato il nostro file, andiamo a creare un livello, lo chiameremo palette e font e qua dentro andremo ad inserire i font che utilizzeremo per i titoli, i sottotitoli, i paragrafi di testo e gli elementi colore, quindi la palette colore. Chiaramente io ho generato questa palette colore in riferimento all'argomento, quindi ristorante italiano, cucina tradizionale. Vado un po' a richiamare quelli che sono gli elementi cromatici di riferimento, dal rosso al verde all'arancione. Per quanto riguarda i font, ho scelto per il titolo principale i titoli principali Impact, stile regular, Breakout, stile regular per quanto riguarda i sottotitoli, un font più elegante che va a contrastare in maniera adeguata il titolo molto netto, e poi per i paragrafi di testo invece Active, Grotesque, Corp, Medium come stile. Ti lascio in descrizione un link dove puoi scaricare tutti i materiali che utilizzerò in questo tutorial, partendo dai font fino alle immagini in PNG. Andiamo ora a trascinare delle guide dai righelli. Se non sono attivi, andiamo su Visualizza righelli e attiviamo. In questo caso, avendo un file di grosse dimensioni, 150 cm di larghezza per 200 di altezza, possiamo anche gestire dei rientri abbastanza significativi, ad esempio tra 1 e 3 cm. Bene, le guide sono state automaticamente inserite nel livello palette font. Andiamo ad aggiungere quindi un nuovo livello. Ci spostiamo qui nella parte bassa e clicchiamo su crea nuovo livello. Qui andremo a inserire i primi elementi che costituiranno il nostro poster. Prima di tutto uno sfondo. Selezioniamo quindi lo strumento rettangolo e andiamo a dividere in due il nostro file. Disegniamo quindi un rettangolo che copre questo spazio qui a destra e gli associamo un colore bianco come sfondo. Clicchiamo sul colore principale e selezioniamo il bianco, dopodiché clicchiamo su OK. Con lo stesso strumento rettangolo andiamo a disegnare un secondo rettangolo che posizioneremo qui sulla parte sinistra. Assicuriamoci che entrambi i rettangoli siano coincidenti con la fine e l'inizio del file, quindi cadano esattamente sui lati. Qui andremo a dare come sfondo invece una sfumatura che magari parte dal verde chiaro e finisce al verde scuro. Con il rettangolo selezionato attivo lo strumento sfumatura cliccando sul pannellino. Se non è qui in anteprima possiamo sempre aprirlo dal menu finestra sfumatura. Dopodiché gli diamo una sfumatura classica e con i marker che determinano la sfumatura andiamo ad associare i nostri nuovi colori. Seleziono il primo marker, attivo il contagocce e vado ad attivare il primo colore. Seleziono il secondo marker e con il contagocce sempre attivo vado ad associare il secondo colore. Poi chiaramente vado a dare un'angolazione alla sfumatura diversa, che potrebbe essere questa, meno 90 gradi. Ora vado ad aprire il livello dove sono i due sfondi e vado ad aggiungere gli altri elementi. Orientativamente l'idea è di aggiungere l'immagine principale qui, dividerla in due. Quindi vado a prelevare dalla cartella dove sono contenute le immagini la prima immagine che andrò a inserire qui. Ora mi sposto sugli angoli e con Shift più clic del mouse la vado a ridimensionare. Magari in questo modo. Cerco di posizionarla chiaramente a metà tra il primo e il secondo rettangolo, dopodiché la vado a trascinare a di sotto del livello del rettangolo con la sfumatura, in modo da avere visibile solo la seconda metà, quella di destra. Dopodiché vado a selezionare lo strumento ellisse, faccio doppio clic sul colore principale, associo il bianco e vado a disegnare un'ellisse che va a ricoprire la stessa area dell'immagine appena caricata.
con shift e clic del mouse, per uscire in modo da farla compaggiare perfettamente. Anche qui mi assicuro di posizionarla esattamente a metà tra i due rettangoli. Ora vado a selezionare lo strumento forbici e faccio un clic sui punti di ancoraggio superiore e inferiore in modo da tagliare in due la figura. Poi con lo strumento selezione diretta seleziono la seconda figura e clicco cancel da tastiera in modo da cancellarla. Ho quindi soltanto questo semicerchio attivo qui sulla sinistra. Piano piano sta prendendo parte il nostro poster in modo da realizzare l'idea dell'anteprima che abbiamo visto all'inizio. Andiamo ora a inserire i nostri titoli. Il titolo principale avrà questo font Impact. Quindi col tasto destro vado a copiarlo, faccio un clic sul rettangolo con la sfumatura e vado a incollare il testo, dopodiché con lo strumento testo seleziono e vado a sovrascrivere con il titolo. Lo seleziono con lo strumento contagocce e vado ad associare il colore bianco presente qui sulla palette. Poi vado a ingrandire il titolo in questo modo, sempre con shift e clic del mouse partendo dagli angoli del riquadro di selezione. Lo vedete? Io mi sto muovendo sempre all'interno delle guide. Vado a posizionare magari il testo qui. Faccio la stessa cosa anche con il sottotitolo. Con il contagocce gli vado a dare un altro colore. Dopodiché con lo strumento testo lo seleziono e vado a scrivere il mio sottotitolo. Lo vado a posizionare un po' più su in modo da sovrascrivere leggermente e dare questa piccola idea di dinamismo tra i due testi. Ora seleziono di nuovo il titolo principale, con Alt più clic lo vado a duplicare e poi vado a scrivere i tre testi che popoleranno il semicerchio di sinistra e che saranno quindi speculari all'immagine del piatto. Utilizzerò quindi lo stesso font Impact, però invece che utilizzarlo in modo stampatello, quindi maiuscolo, andrò a scrivere i testi in minuscolo, i tre testi che andranno a popolare questo semicerchio. Ho scritto il primo testo, poi lo vado a duplicare, sempre Alt più clic del mouse, due volte, poi vado a sovrascrivere gli altri due testi. A tutti e tre i testi vado ad associare questo colore, che è lo stesso del sottotitolo. Ora seleziono il semicerchio, vado a selezionare lo strumento taglierina e vado ad applicare tre tagli in questa zona, in modo da dividere questa figura in tre forme. Ogni forma ospiterà un testo di quelli che abbiamo appena digitato. Ora seleziono la prima forma e dal menu livelli la vado a posizionare al di sopra del testo con cui la voglio popolare. Poi seleziono entrambi o con shift e clic del mouse oppure semplicemente con il mouse lo vado a cliccare direttamente all'interno del poster, sempre con shift e clic. Poi mi sposto sul menu oggetto, distorsione involucro, crea un oggetto in primo piano. Ed ecco qua, vado a ripetere lo stesso tipo di percorso anche per le altre due forme e gli altri due testi. Chiaramente posso dare anche un pochino di distanza tra un testo e l'altro in modo da non soffocare troppo la lettura. Faccio doppio clic, si aprirà l'oggetto modificabile e andrò a diminuire le dimensioni del font, quindi del testo utilizzato. Oppure, per velocizzare, posso anche andare direttamente a selezionare il testo, dopodiché la posso andare a ridimensionare in modo proporzionale con shift e clic del mouse in questo modo. E poi lo vado a posizionare sempre vicino. Facciamo sempre attenzione a mantenere un orientamento circolare nella lettura, soprattutto nella parte esterna qui. Torno indietro qui sopra dal menu in alto e vado a selezionare anche gli altri due e a ridimensionarli più o meno in modo uguale, come questo primo testo appena ridimensionato. Ed ecco qua, ho dato un po' di respiro tra una parola e l'altra. Ora torno a selezionare il primo titolo, anche qui lo vado a copiare di nuovo, seleziono il secondo rettangolo, clicco col tasto destro e incollo. Ora cosa faccio? Lo porto qui, chiaramente adesso bianco su bianco, quindi seleziono il contagocce o I da tastiera e vado ad associare lo stesso colore utilizzato qui per il sottotitolo e per i testi sul piatto, quindi questo rosso-arancione. Dopodiché mi sposto sulla parete degli strumenti, vado a selezionare lo strumento rotazione e gli do una rotazione di 90 gradi, clicco su ok, poi con lo strumento selezione lo vado a spostare qui e andrò a scrivere la mia parola. Quindi strumento testo, lo seleziono e digito.
Trascino una guida qui, la vado a posizionare al termine del sottotitolo, vado a portare quindi il testo del rettangolo di testa qui in corrispondenza di questa guida. Chiaramente vado a posizionare il testo del ristorante al di sotto dell'immagine. In questo modo ho trascinato il livello al di sotto del livello dell'immagine. Poi lo vado ad ingrandire un pochino. In questo modo. Così do un'idea più impattante a questo titolo, evidenziandolo molto. Vorrei però che in questa parte del poster ci fosse più luminosità per esaltare appunto, in base ai colori utilizzati, i tre testi che con la funzione distorsione involucro abbiamo qui inserito sulla sinistra del piatto. Seleziono quindi uno strumento con la sfumatura, vado a riaprire la sfumatura e vado a spostare il marker con il verde più chiaro un po' più sulla destra, qui nella riga di definizione della sfumatura. In questo modo sto sicuramente dando più luce a questi testi. Ora vado a trascinare una nuova guida, la posiziono proprio qui all'inizio del titolo e del titoletto. Seguendo questa guida vado a posizionare altri tre testi che saranno i tre punti di forza di questo ristorante. Vado quindi a copiare il testo utilizzato per il sottotitolo, faccio un clic sul rettangolo con la sfumatura e vado a incollare. Poi lo vado a posizionare esattamente sulla guida un po' più in basso dell'immagine utilizzata sulla destra. Lo rendo un po' più piccolo, facendolo coincidere con l'inizio più o meno dei testi presenti qui. Poi con lo strumento testo vado a sovrascrivere. Ora seleziono l'intero blocco di testo e lo vado a ridimensionare in questo modo, dando quindi un'idea anche di allineamento tra i vari blocchi di elementi. Volendo potrei anche modificare l'interlinea, cioè la distanza tra una parola e l'altra, semplicemente selezionando il blocco di testo, aprendo il pannellino del carattere e andando ad agire qui in questo campo. Diciamo che a noi va benissimo anche questa distanza, perché l'obiettivo è far leggere bene i contenuti di testo, soprattutto considerando che questo poster dovrà essere magari collocato su una bacheca, su un muro, su una facciata e debba essere visto anche dai passanti e da una certa distanza. Quindi questo ci deve suggerire di scegliere bene e con accortezza le dimensioni da utilizzare, non troppo piccole, ma della proporzione giusta, in modo da poter essere vista appunto anche da lontano. Questo limitatamente alle dimensioni del poster. Andiamo ora aggiungere un paragrafetto di testo con delle informazioni tecniche di servizio. Quindi cosa faccio? Vado a copiare questo blocco di testo e lo vado a posizionare qui nel rettangolo di sinistra, un po' più in basso, in modo da dare anche un ordine di lettura degli elementi in base alla loro funzione e al loro significato. Diamo quindi qui gli orari di apertura, dopodiché con Alt e clic del mouse vado a duplicare questo elemento, lo porto un po' più in basso, nella zona del piedipagina o footer. Con lo strumento testo vado a sovrascrivere tutto il blocco di testo e andrò ad aggiungere l'informazione di contatto. Ora vorrei dare un risalto diverso alle informazioni di contatto rispetto agli orari di apertura, quindi seleziono questo blocco e con il contagocce vado ad associare un colore giallo che bene si addice anche al verde scuro che compone la parte di sfumatura in questa zona. Possiamo anche posizionarlo un po' più in basso e dare una dimensione più piccola. Anche se usciamo, diciamo così, dalla colonna delimitata da questa guida, è un solo elemento, non è particolarmente invasivo, non distoglie lo sguardo né l'attenzione. Ora vorrei andare a riempire un po' questa zona di vuoto, magari con un'altra immagine e utilizzando anche un po' l'opacità. Vado quindi nella cartella e trascino con un drag and drop la seconda immagine all'interno dell'area di lavoro. Colgo la seconda immagine, la vado ad ingrandire anche qui con Shift e clic del mouse. E la vado a posizionare più o meno in questa zona. Dopodiché, come avevamo detto, andremo a posizionare l'immagine qui in basso, sopra l'altra immagine, chiaramente sopra il rettangolo. Dopodiché, con l'immagine selezionata, mi sposto qui sul pannellino dinamico, apro la funzione opacità e vado a ridurre magari intorno al 20%, più o meno 20-25%, e rilascio. Magari la vado ad ingrandire un pochino, in modo da dare un'idea di presenza e continuità, ma che non ostacoli però la visione, non disturbi, anzi che funzioni soltanto da riempimento in modo strategico. Adesso non ci resta che tracciare i nostri testi in modo da consegnare allo stampatore un file con i testi tracciati per non incorrere in problemi di stampa. Cominciamo quindi a selezionare i vari testi che troviamo all'interno del poster. Ci spostiamo con il pannello di livelli nella parte bassa e man mano che incontriamo i vari livelli dei testi li andiamo a selezionare. Cominciamo da questo, lo selezioniamo, controllo Command F per
per duplicarlo, oppure semplicemente lo trasciniamo qui sull'iconcina più in modo da farne una copia. Dopodiché andiamo a nascondere il livello testo originale, selezioniamo il livello testo copiato, ci spostiamo sul menu oggetto, clicchiamo su espandi, assicuriamoci che siano flaggati sia oggetto che riempimento e clicchiamo su ok. Come vedete, premendo il tasto A da tastiera, il testo è stato tracciato ed è infatti formato da punti di ancoraggio e non è più editabile come testo. Facciamo la stessa identica operazione per tutti gli altri testi. Infine andiamo a selezionare anche i tre testi che con la funzione distorsione involucro abbiamo inserito alla sinistra dell'immagine, risultano quindi poi inserzionati anche nel pannello livelli, dopodiché andiamo sul menu oggetto, espandi, oggetto e riempimento, quindi ok. Ora sono diventati dei gruppi, come vediamo sempre, nel pannello livelli. Assicuriamoci chiaramente di utilizzare immagini ad alta risoluzione. In questo caso sto utilizzando delle immagini ad alta risoluzione PNG, quindi con trasparenza. Andiamo ora a salvare il nostro file in formato AI, cioè il master di Illustrator, in modo da poterlo modificare successivamente in caso di necessità. Andiamo su File, Salva con nome e selezioneremo poi il formato AI nel menu a tendina dopo aver selezionato la destinazione, cioè la cartella di destinazione. Esportiamo invece il file per la stampa, andiamo su File, Salva con nome. Una volta individuata la cartella di destinazione, apriamo il menu a tendina, selezioniamo formato Adobe PDF e clicchiamo su Salva. Ora il pannellino delle impostazioni per l'esportazione è suddiviso da diverse voci. Qui siamo nella prima sezione generale, possiamo decidere la compatibilità, nel senso che questo PDF all'apertura deve essere compatibile con la versione almeno 7, possiamo lasciare questa di default. Chiaramente dipende sempre dalla versione PDF presente nel computer finale dove viene poi aperto il file. Dopodiché possiamo decidere se mantenere le funzioni di modifica, quindi se rendere il PDF aperto dopo l'esportazione, cioè modificabile, oppure se chiuderlo. In questo caso, se chiudessimo il file e non lo rendessimo più disponibile alle modifiche, dovremmo deselezionare questa opzione. Possiamo eventualmente incorporare le miniature di pagina all'apertura oppure ottimizzare il PDF per un eventuale utilizzo rapido sul web, quindi rendendolo un pochino più leggero. Eventualmente possiamo decidere di visualizzare il PDF dopo il salvataggio. Andiamo poi su compressione. Qui possiamo lasciare tutte così com'è di default ed eventualmente, se abbiamo utilizzato immagini ad alta definizione molto pesanti, comprimere testo e grafica al tratto. Lasciamo eventualmente nessun downsampling perché stiamo utilizzando immagini PNG sostanzialmente normali e lasciamo una compressione zip. Tra gli indicatori pagina arrivo possiamo eventualmente omettere questi segni di stampa. In questo caso abbiamo utilizzato per regolarci nella protezione dei contenuti delle guide interne. Dopodiché possiamo salvare il PDF. Ed eccolo qua. Il poster è pronto, i testi sono tracciati e possiamo inviarlo allo stampatore. Ma come ho realizzato questo effetto con la distorsione involucro? Ho realizzato un video apposito dove ti mostro esattamente come fare un effetto del genere e soprattutto come realizzarlo in diverse modalità, non soltanto in modo circolare come questo, ma anche con, ad esempio, effetti tridimensionali. E spero possa tornarti utile. Ciao, grazie e al prossimo video!